Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar subito dopo le vacanze estive organizzato da Urmet. Mi presento, sono Giorgio Garzino, specialista tecnico commerciale. E stasera ho il piacere di presentarvi durante il webinar innanzitutto le evoluzioni per quanto riguarda il sistema videocitofonico Due Voice, ma soprattutto la gamma di nuovi monitor VOG che adesso finalmente si affiancano all'interno del sistema Due Voice. Prima di entrare nel vivo del webinar, innanzitutto vi voglio ringraziare appunto per la partecipazione, anche perché ancora in un orario dove magari molti hanno ancora delle attività, fortunatamente. Siamo in tanti, siamo dal vivo, quindi in caso ci fossero delle disconnessioni dovute appunto a un altro flusso di partecipanti, è sufficiente cliccare nuovamente nel link che avete ricevuto e sarete nuovamente introdotti al webinar. Non è possibile purtroppo dare la parola a tutti quanti, ma è possibile comunque farci delle domande attraverso la chat che avete a disposizione. Per chi è collegato da PC è sufficiente entrare nella dashboard e alla voce messaggi potete scrivere e porre il quesito al nostro staff che in base al numero di domande cercherà di rispondere in tempo reale. Per chi invece è collegato da tablet è sufficiente cliccare sull'iconcina punto interrogativo e anche lì ci invierete le domande. Eventuali domande non risposte durante il webinar, non preoccupatevi, sarà nostra cura rispondere nei prossimi giorni, quindi soddisfacendo qualunque dubbio. Sempre durante il webinar avete la possibilità di scaricare la presentazione, quindi dall'area download documenti, anche lì potrete scaricarvi la presentazione, quindi per magari rivedere un secondo momento le cose che magari vi siete persi, quindi magari o a disconnessione e quant'altro. Direi che possiamo entrare a questo punto nel vivo. E durante questo webinar sarò accompagnato da Guido Chimenti, che vedete di fianco a me, consulente tecnico commerciale. Buongiorno Guido, e ti passo la parola. Grazie Giorgio, buon pomeriggio a tutti. Mi presento, sono Guido Chimenti, sono consulente tecnico per la filiale Urmet Puglia e Matera. Insomma, sono in Urmet da ormai un anno e quindi è un grande piacere per me affiancare Giorgio in questa presentazione, anche perché andremo a vedere delle grandi novità che insomma entreranno a far parte dell'universo Urmet. Quindi, ripeto, per me è un grande piacere, spero di essere all'altezza della situazione. Assolutamente sì. Bene, durante il webinar sarà possibile, come ha già anticipato Giorgio, intervenire con delle domande e poi alterneremo anche dei sondaggi, ma state comunque tranquilli perché questi sondaggi serviranno più a noi per conoscervi meglio, quindi non vi allarmate. Anzi, partirei subito con il primo sondaggio, ma prima vorrei soffermarmi un attimo, scusami se mi permetti, Giorgio, Sì, anzi, vai. sì, per insomma spiegare, insomma far conoscere insomma, chi si sta approcciando oggi al mondo Urmet, ma anche agli installatori più consolidati, il nostro programma Fedeltà. Il nostro programma Fedeltà si chiama Urmet Premiati ed è un'iniziativa che permette a tutti gli installatori di accumulare dei punti e una volta raggiunta, diciamo, la soglia desiderata, ritirare dei premi. Per fare questo è semplicissimo, basta scaricare da qualsiasi piattaforma, quindi App Store o Google Play, l'applicazione Urmet Premiati, registrarsi. Attraverso l'applicazione stessa scansionare i QR code che sono presenti all'interno dei prodotti aderenti all'iniziativa. Quindi molti installatori lo stanno già facendo, alcuni hanno già ritirato il loro premio, altri lo faranno a breve, possono testimoniare. Totalmente gratuito, quindi insomma, per chi non lo avesse ancora fatto, invito a farlo perché insomma, non dovrebbe perdere questa opportunità. Quindi passo. Perfetto, anche perché i premi, come vedete, sono carini, interessanti e quindi perché non sfruttare questa ottima occasione, ecco. Sì, assolutamente. Noi abbiamo la possibilità poi di monitorare il saldo dei punti, quindi informare poi l'installatore, ma può insomma, procedere con il ritiro del suo premio. Quindi. Passo
Va bene, penso che possiamo procedere con il primo sondaggio. Quindi se... Perfetto, sì. Abbiamo qualche secondo per... Avete qualche secondo per rispondere? Penso che possiamo chiudere. Aspetta, scolo, non so se riescono tutti a vederlo, no. Provo a leggere un attimo la domanda. Sì. Hai già installato o utilizzato il sistema TuVoice? Ah. Ok, potete, allora la risposta è una sola, quindi quella che vi sembra più pertinente, quindi sì, no, oppure qualche volta. Ok, perfetto, possiamo vedere. Prego, a te la parola. L'80% ha risposto sì, quindi ci fa piacere che insomma... La maggior parte, insomma, degli installatori conosce già il sistema TuVoice su Urmet. 17% no, il 2% qualche no. Quindi possiamo, insomma, quel 17% che non lo conosce può qualsiasi momento fare riferimento a noi per avere maggiori dettagli. Saremo comunque a completa disposizione. Può essere un'occasione, diciamo, aggiungo, certo, che per a questo punto, magari a seguito di questo webinar, se abbiamo ingolosito chi non ha ancora avuto modo di provarci, per a questo punto contattare te, la rete commerciale, magari per una proposta, e quindi a questo punto testarci, esatto, te, esatto. sul nostro sistema. Tanto i dati sono tutti pubblici, quindi sì, posso... nero su bianco. Esatto. Perfetto, grazie Guido. Grazie a te, possiamo iniziare un attimino con il webinar. Innanzitutto parliamo di sistema TuVoice, che è un sistema ormai consolidato e riconosciuto al mercato come uno dei sistemi più performanti, in continua evoluzione. Per chi appunto non ha avuto modo di testarlo, faccio un piccolo, insomma, remind sulle caratteristiche principali. È un sistema a due fili, non polarizzati, quindi possiamo invertire comodamente i due fili senza compromettere il funzionamento, anzi continua a funzionare. A livello di caratteristiche, i due fili di cui parla il sistema, appunto, due voice, sono i due fili che effettivamente servono per collegare qualunque dispositivo. Quindi ne bastano due e il sistema, tra virgolette, funziona. A livello di numeri possiamo collegare fino a 127 dispositivi per ciascuna colonna. Ogni colonna montante può avere due pulsantiere di scala. Possiamo realizzare impianti con 32 colonne montanti, quindi 32x2, 64 ingressi secondari. Possiamo arrivare a collegare anche 16 ingressi principali, quindi immaginate un villaggio di certe dimensioni, per arrivare a gestire un totale di più di 4.000 utenti. Quindi un sistema che è effettivamente calibrato per rispondere alle principali richieste del mercato. Anche a livello di distanze, possiamo dire senza alcuna presunzione che tra il dispositivo più lontano, quindi che può essere una pulsantiera principale, l'ultimo dei condomini, possiamo arrivare fino a 1.000 metri di cavo, quindi che non sono più. Per quanto riguarda le funzioni, un sistema che ha delle funzioni base date dal sistema, e vedremo che alcune funzioni invece vengono implementate con i dispositivi in campo, alcuni direttamente pertinenti alle pulsantiere, altri invece per quanto riguarda direttamente legati al funzionamento del monitor. È un sistema quindi estremamente scalabile, versatile, adatto dalla villa di pregio che magari necessita di molte funzioni, integrando, come vedremo, tra virgolette, anche sistemi smart videosorveglianza, oppure sistemi molto complessi dotati di molti utenti. Un sistema nato innanzitutto per il momento in cui giustamente non è detto che io possa fare un impianto ex novo, e quindi adatto per le ristrutturazioni, in quanto permette di riutilizzare il cavo esistente. I numeri elencati prima, le distanze, io le raggiungo magari col cavo dedicato, ma se incontriamo il cavo esistente non preoccupatevi, perché sicuramente riusciamo a soddisfarlo. Contattando la rete commerciale vi darà maggiori informazioni, che in base alla tipologia di cavo che incontrate durante la ristrutturazione, che numeri possiamo arrivare a fare. Questo si traduce sicuramente in un vantaggio per l'installatore, il non dover sostituire rigorosamente il cavo. Quindi si traduce quindi una velocità di installazione, una facilità di configurazione, perché vedremo che in impianti semplici non è neanche necessario configurare la pulsantiera, ma basta l'apparecchio interno, quindi il videocitofono.
E anche la ricerca guasto, grazie all'utilizzo di distributori video in caso di cortocircuito in appartamento dovuto alla classica signora Maria che decide di punteggiare l'appartamento, nessun problema, va in protezione il distributore, ma tutto il resto della colonna rimane funzionante. Per quanto riguarda le caratteristiche, un sistema estremamente versatile, è possibile fare l'intercomunicante, possiamo gestire fino a 4 monitor o video o citofoni in appartamento, quindi 4 dispositivi, possiamo gestire quindi l'intercomunicante sia tra dispositivi interni all'appartamento che fra appartamenti diversi. A livello di collegamenti possiamo appunto utilizzare il distributore video che introduce appunto questa ricerca guasto, oppure fare i collegamenti in entrambi, quindi senza alcun tipo di problema. Per quanto riguarda funzioni evolute, possiamo quindi realizzare impianti con centralino di portineria. Qua un piccolo cappellino, in quanto è uscito da poco la nuova versione che è un monitor 10 pollici touch, che permette appunto di gestire un impianto con le classiche funzioni di portineria giorno-notte, ci permette di chiamare, ricevere chiamate dalla portineria, possiamo interfacciarci anche con una interfaccia PSTN, quindi dare anche un cordless normalissimo al nostro portinaio se decide di fare delle funzioni lungo le scale. Possiamo integrare delle funzioni con delle telecamere di videosorveglianza che legate quindi o all'intero impianto, o alla colonna o al singolo appartamento, quindi ci permette di fare delle discriminanti. Funzioni legate anche alla sicurezza, quindi con una notifica, quindi l'accensione di un LED luminoso nel caso in cui il visitatore accosta la porta e il cancelletto non lo chiude, colui che è stato chiamato si accenderà, se il monitor è predisposto, una spia luminosa a indicare che la porta è rimasta aperta. Tutte le pulsantiere dell'ecosistema Two Voice sono dotate di una seconda uscita, quindi per comandare quindi un secondo varco o una seconda attuazione, quindi oltre all'uscita 12 volt abbiamo anche un contatto pulito che si chiude. Abbiamo la possibilità di gestire dei servizi supplementari grazie alla decodifica digitale, che ha un contatto a bordo programmabile, quindi temporizzato. Possiamo lavorare in normalmente aperto e normalmente chiuso, quindi possiamo a questo punto sfruttare servizi aggiuntivi, quali comandi per irrigare il giardino, barchi supplementari, comandi per illuminazione del vialetto e quant'altro. Da sempre il sistema la possibilità di dare la selezione, di selezionare fra 5 melodie precaricate e in più differenziare a seconda della provenienza, pulsantiera principale, pulsantiera secondaria, chiamata al piano, intercomunicante, quindi tutte ben identificate dal tono di chiamata. Come vi dicevo prima, ho anticipato, c'è la possibilità di interfacciarci con la linea telefonica fissa grazie all'interfaccia PSTN. Quindi insomma un sistema estremamente versatile. L'evoluzione, come dicevo, del sistema Two Voice è iniziata con il rinnovo e l'implementazione di nuove pulsantiere. Quindi alle gamme consolidate di Synthesis Steel, Synthesis S2 e alle versioni digitali Electa Steel e Electa Glass, oltre a tutta la serie di pulsantiere custom made realizzabili da Prodel, quindi dove è possibile farsi fare la pulsantiera su misura sia per quanto riguarda le dimensioni che la colorazione, abbiamo cosa rinnovato la pulsantiera modulare. In questo caso vedete dove c'è messa una novità, ma semplicemente perché sono le ultime due in cui abbiamo apportato delle modifiche tecnologiche, sono la pulsantiera alfa, disponibile nella colorazione nera e bianca, nella versione display e tastiera, e soprattutto la versione micra 2, dove nelle versioni a 4 taste e nella versione digital abbiamo il cartellino portanome digitale che permette un inserimento dei nominativi in maniera molto molto agevole. Alcune caratteristiche per quanto riguarda l'alfa: è stato riconosciuto il grado di protezione IP66, quindi grado di protezione a polveri liquidi, che non è prima sul mercato, non da poco, per una pulsantiera modulare, e un grado di protezione all'aggetto azione vandalica IK08. È una pulsantiera modulare con corpo in acciaio, compatibile chiaramente con tutta la serie di pulsantiere sintesi precedenti, dotata di telecamera grandangolare, segnalazioni per DDA che identificano l'invio della chiamata, l'audio inserito è porta aperta, e ha una sporgenza veramente ridotta, 12 mm filo muro, e anche nella versione appoggio, grazie alla scatola d'appoggio, ha una sporgenza di 29 mm, quindi no, veramente veramente irrisoria per una pulsantiera modulare. La versione standard di colore nero si affianca un'elegante versione in Total White,
che permette appunto di rispondere anche alle esigenze magari di architetti e quant'altro, che come sapete sicuramente meglio di me sono molto, diciamo, precisi nelle loro richieste, quindi nelle associazioni informatiche. Una cosa che volevo però enfatizzare maggiormente è l'evoluzione tecnologica per quanto riguarda l'aspetto proprio elettronico, dove abbiamo investito molto, abbiamo voluto anche investirci in tempo per dare la possibilità di snellire anche il vostro lavoro e la programmazione delle pulsantiere. Domanda, per installazioni con una sola pulsantiera, innanzitutto non è necessario alcun tipo di configurazione. Io devo realizzare un impianto con pulsantiera alfa o con micra, automaticamente la pulsantiera già viene preconfigurata per gestire già gli utenti che vanno, in questo caso, da 1 a X, e a questo punto è necessario configurare solamente le postazioni interne. Le postazioni interne sono dotati di dip switch, quindi è possibile configurarle anche direttamente a banco prima di andare sull'impianto senza doverli alimentare. Può essere necessaria una configurazione invece della pulsantiera nel caso in cui abbia o più pulsantiere, un lato strada, un androne, oppure nel caso in cui, come quella che vedete qua, una micra a quattro tasti con cartellino portanome digitale, io voglia, tra virgolette, digitare fisicamente il nome, non è possibile, non è quindi più necessario realizzare dei cartellini portanome dedicati, oppure, se è una cosa molto molto versatile, assegnare un codice diverso alla pulsantiera di chiamata, fare in modo che magari due tasti chiamino la stessa utenza, insomma, permette veramente di impostare una serie di configurazioni. Vediamo un attimino nel dettaglio come avviene velocemente la programmazione della pulsantiera nelle versioni Micra e Plus Digital, che poi in realtà è la stessa che possiamo utilizzare per la programmazione della pulsantiera alfa. Per entrare in configurazione non è necessario aprire la pulsantiera, ma è sufficiente premere per 3 secondi, ad esempio, i primi due tasti della pulsantiera. Dopo la premuta di 3 secondi, il cartellino digitale mi visualizza una nuova schermata che mi invita a inserire il codice di impianto, quindi la password d'ingresso. La password di default inserita è 1937, anno di fondazione della Wormet. Nel momento in cui inseriamo 1937 della password corretta, automaticamente il mio cartellino digitale mi dice attesa di connessione. Cosa significa? Che all'interno della pulsantiera c'è un web server che comincia a generare una rete Wi-Fi. Cosa facciamo a questo punto? Questa rete Wi-Fi è ben chiara ed identificabile in quanto porta il nome Wormet più il codice del prodotto. Nel caso delle micra è 1784/3/4, nel caso della pulsantiera alfa è 1168/qualcosina, seconda la versione audio, video, digitale o meno. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo un nostro cellulare, un tablet, un PC, qualunque dispositivo in grado di visualizzare una rete, ci colleghiamo. La modalità di collegamento, essendo un Wi-Fi direct, non richiede alcun tipo di password, in quanto possiamo collegarci solo un dispositivo per volta. E a questo punto cosa facciamo? Apriamo un qualunque browser e abbiamo due possibilità. Se siamo bravi, facciamo molti impianti Wormet, abbiamo buona memoria, digitiamo l'indirizzo univoco 192.168.4.1. Se non ci ricordiamo, perché comunque siamo indaffarati, nessun problema. Dietro ogni pulsantiera video c'è un codice QR che ci riporterà esattamente al medesimo indirizzo. A questo punto scansioniamo il codice QR e immediatamente il nostro cellulare, attraverso la pagina web, entra dentro la pulsantiera. Entrando dentro la pulsantiera, quindi non si parla di connessione dati, semplicemente abbiamo unito due dispositivi Wi-Fi. A questo punto, entrando nella pulsantiera, siamo in grado di battezzarla, principale, secondaria, andare a inserire i nominativi, cambiare il tempo di azionamento dell'elettroserratura, la funzione privato, segreto o libero, insomma, possiamo impostare tutte quelle funzioni che sono pertinenti alla mia pulsantiera. Quindi lì l'evoluzione e l'innovazione è iniziata con la gamma di pulsantiera. L'evoluzione comunque continua assolutamente e procede, e a questo punto siamo arrivati a rinnovare anche la gamma di videocitofoni che noi abbiamo chiamato appunto linea VOG. Non so, Guido, volevi aggiungere qualcosa a quanto detto o puntualizzare qualcosa? No, è stato chiarissimo, insomma, tutto, diciamo, la panoramica sul sistema To Voice e sulle pulsantiere. E penso che, insomma, adesso entriamo nel vivo di questa presentazione con l'ingresso dei nuovi monitor, insomma, quelli che stavamo tanto aspettando. Se ne parlava già da un po', qualche installatore più affezionato le avevamo già fatto vedere qualche anteprima, però adesso ufficialmente
li presentiamo, quindi ok, possiamo andare avanti con le slide. Bene, bene. Ok, quindi vediamo innanzitutto, ok, per quanto riguarda i due citofoni. Sì, la linea appunto si chiama linea VOG, il nome VOG ovviamente deriva dall'acronimo Voice or Gesture, che tradotto letteralmente significa voce o gesti, il che sta a indicare che in tutta la gamma dei prodotti dei monitor VOG è presente almeno una delle due caratteristiche. Quindi alcuni monitor hanno sia la funzione comandi vocali che riconoscimento gesti, altri invece, tipo ad esempio il modello Basic che vedremo, cioè il primo che andremo a vedere, ha solo la funzione gesti, quindi il riconoscimento dei gesti, quindi la funzione senza tocco. Ok. La gamma VOG si compone principalmente da tre modelli, quindi abbiamo il modello Basic, quindi il VOG 5, il modello VOG 5 W, che insomma è la versione più evoluta, quindi tra virgolette possiamo definirlo, no possiamo, è quello con la funzione connessa, quindi il monitor Wi-Fi, e infine il top di gamma che è il VOG 7, totalmente touchscreen, con un monitor che racchiude tutte le funzioni nella linea VOG, quindi inoltre di chiamata, comandi vocali, riconoscimento gesti, webcam integrata, insomma, e tante altre funzioni che Giorgio ci andrà poi a spiegare nel dettaglio nelle prossime slide. Il VOG 5 lo troviamo sia nella finitura bianca, possiede insomma, è un monitor soft touch con dotato di infrarosso per appunto per il riconoscimento dei gesti. Il VOG 5 W lo troviamo nella finitura sia bicolore, quindi bianco e nero, con il frontale in vetro, sia nella versione total black, nella versione bianco e nero e nella versione total black. In più il VOG 5 W è compatibile con tutti i sistemi Yokis, quindi al sistema Yokis Inside integrato, il sistema Call Me per l'inoltro di chiamata sullo smartphone, funzioni vocali e riconoscimento gesti. Perfetto, ok, grazie Guido, quindi direi che hai già, penso, spero, ingolosito insomma gli amici installatori con questa anteprima della nuova gamma. Quindi speriamo che non è poco. La tua presentazione direi che dovremmo già aver ingolosito e non poche persone. La funzione, sì, perché la funzione comunque il monitor connesso attualmente non era ancora disponibile nella gamma di prodotti Two Voice, lo avevamo solo nella versione Kit Villa. La funzione di inoltre chiamata noi ce l'avevamo, ma la gestivamo con il dispositivo Call Me. Sicuramente vedremo nelle prossime slide, rispetto ai monitor connessi ci dava qualche piccola limitazione che adesso insomma andremo ad abbattere definitivamente, quindi. Perfetto, grazie Guido, direi a questo punto di proseguire e iniziare un attimino con qualche magari caratteristica in più per quanto riguarda questi monitor. Per quanto riguarda il monitor VOG 5, quindi l'entry level della nuova gamma VOG, possiamo anche intendere come monitor touch or gesture, quindi nel senso che oltre ad affiancare chiaramente le funzioni gesture che poi vedremo nel dettaglio, ha anche tutti i comandi che sono soft touch, quindi non ci sono più tasti fisici, ma tutti i comandi sono nella parte inferiore dello schermo e sono dei comandi direttamente soft touch. Per quanto riguarda anche le dimensioni, sono estremamente ridotte, sono 16 cm di altezza per 13 di larghezza, con una profondità veramente minimale, quindi solamente 2 cm e mezzo, 26 mm. Quindi veramente ridotto, in poco spazio abbiamo racchiuso veramente un gioiellino. Per quanto riguarda l'installazione può avvenire grazie alla staffa di fissaggio che è in metallo, dato molto importante, può avvenire direttamente su scatole 503, quanto ha già i fori di fissaggio per
pertinenti, classica scatola tonda diametro 60, ma proprio perché è metallica, quindi possiamo andarla anche a fissare tranquillamente su superfici in quanto non viene, tra virgolette, modificata da magari la superficie irregolare. È disponibile anche la versione da tavolo con la base tavolo in plexiglass, quindi estrema versatilità di installazione. Vediamo un attimino insieme alcune caratteristiche principali di questo nuovo bog, che magari qualcuno ha avuto modo di provarlo nella versione IP Hypercom, quindi abbiamo voluto mantenere una linea guida comune. È dotato di un display da 5 pollici, una risoluzione non male per 800x480 per uno schermo di queste dimensioni, dicevamo pulsanti soft touch, nessun pulsante fisico, disponibile nelle versioni d'appoggio tavolo e base tavolo appoggio muro, e soprattutto micro altoparlante, come vedete non sono a vista, ma li troviamo rispettivamente il microfono nella parte superiore, l'altoparlante nella parte inferiore, e poi in alto a destra cosa troviamo? Il sensore IR per le gesture, quindi sarà quel sensore dove noi avvicineremo la mano per fare dei comandi rapidi senza toccare appunto lo schermo. Seguendo sempre come caratteristiche, è un monitor che può essere funzionale in modalità viva voce pura, come esce di fabbrica, o in modalità push to talk. Cosa significa? Che nella modalità push to talk, per parlare è sufficiente tenere premuto il pulsante audio inserito. È una funzione molto utilizzata, molto utile in quegli ambienti dove magari ambiente rumoroso, vogliamo abilitare solamente un canale audio per volta, e quindi a questo punto riusciamo a farlo senza perdere alcuna conversazione. Altre caratteristiche, abbiamo implementato la funzione di apriporto automatico, come vedremo che ci abbiamo lavorato molto, e poi i pulsanti rapidi, chiamiamoli così, sono dedicati alla funzione di apertura portacarraio, attivazione di un comando di un relay to voice, mute, autoinserzione direttamente o su pulsantiera esterna o ciclico su telecamera di controllo, fino ad arrivare alla chiamata centralino. Proseguendo a livello di caratteristiche, ok. Abbiamo mantenuto quello che è una prerogativa di Urme, ossia l'uscita per una ripetizione di chiamata, dove possiamo collegare direttamente una suoneria supplementare o un relay di appoggio per comandare badeni e quant'altro. Abbiamo un ingresso per una chiamata al piano, il fuori porta, con una melodia differente, e abbiamo in più la possibilità di regolare a menu, quando ha monitor acceso, che cosa? Luminosità, contrasto e colore. Quindi non abbiamo più inserito manopoline e quant'altro, ma nel momento in cui noi siamo in immagine, quindi abbiamo acceso il monitor o poi c'è stata una chiamata, abbiamo la possibilità di regolare direttamente queste funzioni, perché come vedete ogni singolo tasto oltre all'icona principale ha dei pedici, insomma, che riportano un secondo utilizzo. Nel caso di questi due sono muoversi all'interno della regolazione del luminosità e contrasto. Per quanto riguarda i pulsanti di fonia apriporta, sono chiaramente identificabili dai ipovedenti in due modalità. Sono leggermente incavati, quindi incassati all'interno del monitor, quindi facilmente rintracciabili, ma in più abbiamo lavorato molto per renderli ancora più identificabili. Anche lateralmente, sia nel lato sinistro che nel lato destro, ok, troviamo due tacchi di riconoscimento che nel caso del lato sinistro possono guidare l'ipovedente a sapere dove è la linea orizzontale del comando apriporta. Stessa cosa, lato destro possono guidare all'inserimento fonico, quindi facilmente identificabile. Per quanto riguarda la funzione mute, abbiamo abilitato una doppia funzionalità, quindi la classica modalità on-off, acceso spento manuale, che magari molti hanno paura di inserirla perché poi magari si dimenticano e il monitor non suona più. Abbiamo inserito quindi la seconda modalità, quindi il ripristino automatico della suoneria dopo 8 ore. Gestione veramente in maniera rapida, il pulsante soft touch in basso permette di impostare due funzioni. Come le impostiamo? Con una pressione breve, ok, attiviamo il mute manuale e automaticamente verrà acceso un LED rosso in prossimità del tasto campana, indicare che è stata esclusa perennemente la suoneria fino a nuova pressione. Con una pressione lunga invece andiamo ad attivare il mute temporizzato di 8 ore e noi siamo sicuri che al mattino dopo, se l'ho inserito la sera, scadute le 8 ore, se non l'ho fatto manualmente, ho inserito la funzione, quindi si autoripristinerà. Ed è riconoscibile rispetto al mute fisso dal fatto che il LED rosso è a questo punto lampeggiante.
Abbiamo lavorato anche su molte richieste che ci pervenivano dal campo, sul numero di chiamate intercomunicanti. Ricordo che nel Miro era possibile fare solo 2 chiamate intercomunicanti nella versione di voce, in questo caso possiamo fare 3 chiamate intercomunicanti. Come le facciamo? In maniera molto semplice. Premiamo il tasto fonia, a questo punto i nostri tasti che precedentemente erano carraio, relè e quant'altro, si trasformano che cosa? In chiamate intercomunicanti diretti, come vedete, 1, 2, 3, per eventualmente altri 3 diversi monitor. Un monitor VOG può chiamarne altre 3. Quindi queste chiamate, ricordo che possono essere all'interno del suo appartamento, appartamenti diversi. Sì, Guido, questa scusami. No, dicevo Giorgio, come hai detto poco fa, questa era insomma era una limitazione che avevamo sul monitor Miro, quanto avevamo soli tasti che ci permettevano di intercomunicare con un massimo di 3 apparecchi. Siccome il sistema comunque per ogni chiamata gestisce 4 apparecchi, quindi in un caso, insomma, in un esempio, no, dove un appartamento con 4 apparecchi all'interno, la funzione intercomunicante non era insomma programmabile su tutti e 4 gli apparecchi. Quindi questo, diciamo, l'aver implementato un tasto in più sul monitor basic è un grande vantaggio rispetto, facendo un confronto rispetto al precedente monitor modello Miro, è un grande vantaggio, sì. Sicuramente. E poi vedremo che abbiamo lavorato anche per aumentare la possibilità con il monitor top di gamma. Poi sempre a livello di caratteristiche, anche la funzione apri porta automatico, quindi è una funzione che è nativamente disabilitata. Nel momento in cui noi andiamo ad abilitarla, sull'icona dedicata all'apertura della porta, se accesa di colore verde, indica che è attiva la funzione di apri porta automatica. Nel momento in cui invece non è attiva, chiaramente l'icona è spenta. È possibile regolare il volume di suoneria su 3 livelli, ok, sempre alto, basso ed escluso. E sempre l'icona apri porta, ok, ci può identificare che cosa? La segnalazione porta aperta. Quindi a questo punto non è più necessario un'icona particolare che la gente magari non sa, ma essendo un discorso legato alla funzione apri porta, cancello, la stessa icona, il tasto chiave acceso di colore rosso, identifica che la porta è aperta. L'ultimo visitatore non ha accostato completamente il cancelletto. In più, chiaramente, tutti gli altoparlanti presenti all'interno dei dispositivi sono... hanno appunto la funzione ILA che permette anche ai portatori di apparecchio acustico di udire, in quanto genera una frequenza maggiormente udibile. Altra novità, chiaramente, è la funzione gesture, quelli R che avevamo presentato in precedenza, è una funzione molto utile. Di fabbrica non esce attivata, è attivabile direttamente con un dip switch nel lato posteriore, e attivando questo dip switch in posizione on abilitiamo che cosa? Il sensore a riconoscere il passaggio 1-2-3 volte della mano per fare delle funzioni. Quindi molto utile nel caso in cui il monitor venga posizionato in ambienti comuni, che non vogliamo fare in modo di insomma toccarlo fisicamente alla superficie, ma banalmente anche in cucina. Magari io ho il monitor, sto cucinando, ho le mani sporche, normalmente sporco il monitor, non c'è bisogno di nessun bisogno di toccare il monitor, in quanto ad esempio per accendere il monitor, quindi sono in cucina, sento un rumore in giardino, con un passaggio di un secondo davanti al sensore automaticamente il mio monitor si accende. Con una, che so, ulteriori 2 passaggi, quindi vogliamo essere sicuri che vogliamo attivare l'audio, ci mettiamo in conversazione con pulsantiera esterna. A questo punto siamo in grado di parlare, rispondere al visitatore o comunicare qualcosa verso l'esterno. Terminiamo la conversazione, ulteriori 2 passaggi, la comunicazione cessa. Sono disponibili altre possibilità, quindi la possibilità di comandare il cancello carraio, quindi in realtà le gesture è un sistema che ci permette di ovviare non solo in questo momento di pandemia fortunatamente uscente, ma anche semplicemente di evitare di sporcare il monitor se è messo in ambienti sporchi, ecco, per intenderci. Direi che a questo punto potremmo passare a quello che è la grande novità, la grande evoluzione della gamma VOG, quindi il VOG 5 W, ok, e il monitor effettivamente 5 pollici evoluto è connesso. È disponibile, come giustamente hai già anticipato tu Guido, in 2 colorazioni, colorazione total black, colorazione con parte inferiore bianca, parte superiore nera. Vetro monoblocco che copre tutta quanta la superficie,
Anche qua a vista non abbiamo microfono ed altoparlanti quanto posizionati nella parte inferiore e superiore. Abbiamo mantenuto sempre un buon grado di risoluzione 800x480 ed è come il fratello minore Vogue 5, montaggio d'appoggio tavolo o da parete, microfono anche qua presente nella parte superiore, l'altoparlante nella parte inferiore e il sensore gesti, quindi presente anche in questa versione. Quindi è evoluto, connesso e intelligente. Quindi questo praticamente rispetto al Basic, quindi Vogue 5, ha tutte e due le funzioni, quindi funzioni vocali e riconoscimento gesti. Assolutamente sì, sono questo proprio considerato più completo. Hai fatto bene perché secondo me è giusto rimarcarlo che è un monitor in cui ci abbiamo lavorato tanto e quindi confidiamo che abbia anche un buon successo. Per quanto riguarda anche qua le modalità di installazione sono le stesse del Vogue 5, le dimensioni sono le stesse, quindi anche una linea di prodotto può essere è la stessa. Quindi tornando su quanto detto anche da Guido, se ne mettiamo quattro in appartamento è sufficiente che solamente sia uno connesso e gli altri tre no, quindi anche questione dal punto di vista budget, e poi tutti quanti mantengono la stessa linea estetica. Per quanto riguarda, vediamo un po' di funzioni. A differenza del fratello minore, lui è dotato di un menu grafico a colori, navigabile, quindi molto chiaro, che trasmette immediatamente le funzioni presenti all'interno del monitor. Permette di regolare, oltre a luminosità, contrasto e colore, anche direttamente il volume durante la conversazione, quindi una funzione in più. E se in determinate condizioni di impianto è in grado di anche generare delle icone a seguito di chiamata differente da quello di pulsante esterna. Quindi abbiamo un'icona dedicata nel caso di chiamata intercomunicante, una dedicata a caso di chiamata al centralino e un'altra dedicata nel caso di chiamata al piano, quindi disponibili in determinate modalità installative. Chiaramente ribadisco il concetto che è dotato di, essendo un access point, è dotato di wifi integrato, quello che ci permette di collegarci direttamente al router di casa. Continuando con le funzioni presenti all'interno del monitor, sempre abbiamo mantenuto la doppia modalità di funzionamento viva voce e push to talk, in questo caso selezionabile direttamente all'interno del menu, che come vedete ha una grafica veramente chiara sulle funzioni attivabili. E poi soprattutto abbiamo introdotto che cosa? Una grossa novità, diciamo, che avevamo già precedentemente nella versione Aiko, ossia la possibilità di inserire una rubrica e fino a 32 nominativi, e inserendo un nominativo in rubrica, in questo caso fino a 32, possiamo arrivare a gestire fino a 32 chiamate intercomunicanti. C'è una seconda rubrica, in questo caso, come vedete nella schermata centrale, dedicata che cosa? Alle attivazioni. Quindi potremmo anche gestire fino a 32 attivazioni extra, oltre a quelle già presenti all'interno della pulsantiera. Quindi, esempio, nella pulsantiera abbiamo la possibilità di aprire il varco pedonale, la possibilità di aprire magari un barco a carraio, e qua abbiamo la possibilità di inserire delle decodifiche speciali lungo l'impianto, battezzarle luce giardino, luce scale, e comandarle direttamente dalla rubrica presente. Chiaramente non poteva mancare un telecomando a radio IOX all'interno, quindi c'è un telecomando a 8 canali e quindi ci permette di sopperire laddove non riusciamo ad arrivare con la parte finale. E infine la possibilità di gestire direttamente le 5 melodie già presenti all'interno del monitor, quindi associarle liberamente a pulsante principale, secondaria, regolare volume di chiamata, quindi tutto questo direttamente dal menu del monitor. Abbiamo introdotto anche un'altra novità particolare che finora era presente solamente nei monitor della gamma IP, sicuramente più versatili. E c'è ad esempio disponibile un ingresso chiamata panico. Chiamata panico, come già dice nome, è un ingresso normalmente aperto a cui possiamo collegare un pulsante filare o anche un relè wireless Yoki azionato a un telecomando, e quando appunto noi alziamo il telecomando o premiamo il pulsante genera appunto una chiamata panico che, oltre a far suonare il monitor con una cadenza differente, ma soprattutto se nell'impianto è presente un centralino di portineria o è associato un colmi a questa utenza, arriverà la segnalazione anche quindi sul centralino o sull'app colmi, con un tono differente dalle altre chiamate, quindi direttamente, quindi riconoscibile, e all'inizio 2023, a seguito di aggiornamento firmware, sarà anche possibile
a seguito di ricezione di chiamata panico su Colmi, autoincluderci in audio sull'apparecchio interno. Immaginiamo la persona anziana in difficoltà o semplicemente ha bisogno di qualcosa, premendo un pulsantino parte la chiamata e noi siamo già in grado di conversare direttamente all'interno dell'appartamento. E questo a partire nel primo mese 2023. Quindi già introduco una cosa, quindi a seguito di aggiornamento. Manteniamo l'uscita per relay supplementare o l'ingresso di internet al piano, ma a questo punto introduciamo un'ulteriore novità, quindi la possibilità quindi di gestire il rinvio di chiamata, quindi la call me, oppure di gestire la segreteria videocitofonica, quindi con possibilità di memorizzare video delle chiamate perse. Ricordo chiaramente che la funzione è alternativa, quindi io ho imposto la deviazione di chiamata su cellulare o imposto la segreteria video. Quindi la funzione è stata pensata come? Nel momento in cui io non sono in casa e posso rispondere al cellulare, mi arriva la chiamata direttamente. Nel momento in cui invece sono impegnato ma non voglio sapere chi mi ha cercato, attivo la segreteria video citofonica. Prima ho detto inizio 2023 a seguito di aggiornamento. Questo perché all'interno del monitor è presente anche un SD card, una slot per usare un SD card, che può servire ad esempio per un firmware, quindi può avvenire scaricandosi l'aggiornamento su una memoria SD, ma poi vedremo che anche questo monitor introduce anche un'app di configurazione, quindi in realtà l'aggiornamento del monitor può avvenire anche attraverso un'app installatore dedicata. Ma questa SD card può servire anche per cosa? Per esportare dei video a seguito di inserimento di segreteria videofonica. Quindi posso esportare il video e andarmelo a vedere magari su un PC direttamente. Sono disponibili i 3 tasti principali, quindi apri porta, mute e fonia. Anche lì leggermente incassati, sempre per rispondere alle necessità di ipovedenti. E anche in questo caso, lateralmente, sia dal lato destro che dal lato sinistro, è presente un'attacca proprio in corrispondenza orizzontale dei questi tasti incassati, quindi per agevolarli a riconoscerli senza tenute, diciamo, accidentali. Infine, poi, soprattutto, sono disponibili dei tasti soft touch, quindi nella versione a monitor spento è disponibile solamente le 3 iconcine che ci permettono di entrare nel menu, premendo questo pulsante soft touch. A questo punto andiamo a abilitare una serie di pulsanti che rimangono visibili nel momento in cui sono fruibili. In questo caso i pulsanti che a seguito della condizione sono fruibili sono un pulsante dedicato all'apertura carraio, quindi il secondo, il relè presente in pulsantiera. Abbiamo 3 tasti dedicati agli occhi con 2 comandi rapidi, quindi possiamo battezzare 2 degli 8 canali presenti come preferiti oppure entrare direttamente nel menu a 8 canali di occhi. Abbiamo la classica icona dell'occhio che ci permette di fare l'autoinserzione su pulsantiera o su telecamere di controllo. Abbiamo la classica icona che ci permette quindi di inviare una chiamata, o meglio un comando, a un relè RioKiss dedicato. Quindi una decodifica speciale tra quelle presenti nell'impianto, possiamo associarla a questo comando rapido, senza entrare nella rubrica. Abbiamo l'icona cornetta, che in questo caso serve per fare una chiamata intercomunicante predefinita. Io ho 32 intercomunicanti, posso decidere di entrare nel menu e chiamarli chi mi serve, oppure magari uno prioritario lo associo al comando rapido. Dopodiché ho 4 tasti di bottoni con le frecce che mi permettono di navigare all'interno del menu per arrivare in fondo, in basso a destra, al tasto chiamata centrale. Quindi sono comandi che appaiono solamente nel momento in cui sono disponibili, quindi per evitare confusione per i tecnici. Direi che stiamo arrivando anche a un plus, che dici Guido? Ulteriore plus, non da poco. Non è poco questo. Possiamo definirlo forse il pezzo forte del VOG 5, quindi la funzione, insomma, una funzione molto 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 importante che, non so, forse i nostri competitor non lo so se ce l'hanno al momento o ci stanno lavorando. Quindi praticamente il monitor VOG 5 sarà compatibile con i dispositivi Alexa. E quali funzioni, insomma, saranno disponibili con tutti i dispositivi Alexa? Cioè, avremo tutte le funzioni di un normale videocitofono o ci saranno delle funzioni, insomma, preimpostate?
Allora, sì, allora calcola una cosa molto importante, che questa funzione sarà disponibile appunto nel momento dell'uscita del monitor, quindi a breve, in cui sarà pubblicata una skill su Alexa, che permetterà appunto di far interagire il nostro monitor connesso con i comandi vocali direttamente di Alexa. Questo ci permetterà di cosa? Di gestire tutti gli eventuali Echo di Amazon, compresi gli Echo Show, e questo cosa ci permetterà di fare? Arriva una chiamata videocitofonica, io avrò a disposizione, per quanto riguarda lato Alexa, tre comandi, ok? Poi vedremo che noi stiamo lavorando alla versione comando vocale URMET, che ci permetterà di espandere ulteriormente questi comandi. Arriva una chiamata, comunque tornando all'esempio calzante, arriva una chiamata videocitofonica sul nostro monitor, e poi su un qualunque Echo o Echo Show a cui ho associato le stesse credenziali, potrò dire Alexa mostra citofono, e sul mio Echo Show apparirà la stessa immagine che è presente all'interno del videocitofono. E a questo punto io potrò entrare in comunicazione audio direttamente, sono entrato in comunicazione audio, e a questo punto si abiliteranno tutto ciò che permette di fare Alexa. Potrò anche aprire la porta, ci saranno dei comandi prefissati, tipo Alexa apri porta, e attraverso l'assistente vocale di Alexa io potrò aprire il varco 1 o il varco 2. Ma anche in condizioni di riposo, quindi io sono a casa, sento un rumore, anziché avvicinarmi al videocitofono e premere il tasto dell'autoinserzione, dirò Alexa mostra citofono, e a questo punto il mio Alexa Echo Show mostrerà l'immagine della telecamera esterna. Quindi, come vedete, l'integrazione veramente avviene un po' in tutti gli ambiti sicurezza, con le telecamere, domotico, e anche un attimino per quanto riguarda ulteriori integrazioni. Quindi al Ora, momento sono, scusami, sì, scusami, scusami. dicevo, al momento c'è l'integrazione con il sistema Alexa, possiamo definirlo, insomma, con tre, diciamo, tre principali funzioni, no? Apri porta, Certo. visualizzazione, apri porta e Diciamo che mostra citofono a seguito di chiamata, quindi rispondere alla chiamata, aprire un varco carraio pedonale, oppure in condizione di riposo accendere il monitor per vedere cosa succede all'esterno. ok, quindi accensione del monitor, apri porta e mostra citofono. Ok, perfetto. Esatto. Ricordo che poi sempre inizio 2003 con le evoluzioni, quindi grazie alla possibilità di aggiornamenti, ci sarà la possibilità di integrare anche l'assistente vocale URMET, ok? E a questo punto introdurremo ulteriori comandi. Come chi ha avuto modo magari di notarlo per quanto riguarda la gamma IP, ha la possibilità di inserire ulteriori comandi, quindi per rendere l'utilizzo ancora più, insomma, soddisfacente Più e più performanti. performante. Bravissimo, corretto, corretto. E niente, Se quindi non io ti dispiace, direi, dimmi no, pure, Arci. dicevo, volevo fare insomma, un piccolo intervento sul VOG 5W, in quanto, essendo un monitor connesso, noi finora non gestivamo, insomma, non avevamo un monitor connesso, ma l'inoltro di chiamata lo gestivamo con il dispositivo Call Me. Però il dispositivo Call Me fisicamente occupava, cioè occupa, perché è ancora a catalogo, quindi fisicamente un posto, insomma si comporta come un posto interno, quindi toglie un posto a un apparecchio interno. Quindi per avere l'inoltro di chiamata in casa potevamo avere un massimo di tre apparecchi più il dispositivo Call Me. Adesso Esatto. questo problema, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo così, non c'è più, perché possiamo tranquillamente gestire i quattro apparecchi, di cui uno già connesso e tre no, non connessi. Quindi avere comunque l'inoltro di chiamata con i quattro apparecchi in casa, giusto? Mi lo confermi, Corretto, no? corretto, assolutamente sì. In più Dopo possiamo perché? caricare l'applicazione Colmi, farà gestire da ulteriori quattro cellulari, quindi arrivare a gestire in realtà otto punti di risposta all'interno, associati a questo Vabbè, apparecchio. questo, diciamo che stando un po' sul campo, queste sono, noi cogliamo tutte le criticità che poi ci fanno gli installatori, no? Quindi questa è una di queste. Quindi, diciamo, ma non posso mettere, se metto il Call Me, non posso mettere quattro apparecchi in casa, ne posso mettere massimo tre. Quindi abbiamo risolto anche questa piccola limitazione che avevamo. Esattamente, è corretto, assolutamente giusto.
Direi un attimino anche di continuare con ulteriori caratteristiche. Abbiamo lavorato anche sulla funzione mute, che di per sé potrebbe sembrare banale, ma in realtà il mercato ce la chiedeva, e nel caso del monitor connesso sono disponibili tre modalità per il funzionamento mute. La modalità in cui lo posso inserire manualmente, che presenta anche il fratello minore, la modalità in cui c'è il ripristino automatico della suoneria dopo 8 ore, ma abbiamo anche inserito la possibilità di schedulare questa funzione. Quindi è possibile fare una programmazione giornaliera dove a orari prefissati il mute si attiva, si disattiva la suoneria e si riattiva in automatico. La funzione è sempre gestibile, quindi attivabile dal pulsante soft touch, con la stessa modalità del fratello minore. Con una pressione breve io attivo il mute manuale, alta pressione breve lo disattivo e si accende sempre l'icona di colore rosso fisso. Con una pressione prolungata io vado che cosa? Ad abilitare il mute temporizzato o 8 ore o programmato. Questo perché io il funzionamento programmato e temporizzato è legato all'ingresso nel menu. Quindi io qua scelgo se far lavorare temporizzato o programmato, all'interno del menu vado a dare gli orari. Vediamo un attimino il menu grafico che si presenta una volta che noi accendiamo il monitor e vediamo un attimino cosa possiamo fare. La prima icona che troviamo esattamente riguarda il mute. Quindi nel momento in cui noi clicchiamo sull'icona timer, l'icona mute che vedete adesso è battezzata, e lo facciamo confermandola col tasto ok, abbiamo la possibilità di gestire in modalità rolling, che cosa? La modalità 8 ore oppure timer. Quindi vediamo proprio che nel momento in cui dal tasto esterno rapido abbiamo inserito la modalità 8 ore o timer, qua andiamo a scegliere effettivamente quale delle due. Nel momento in cui noi abbiamo scelto timer, automaticamente possiamo entrare nel relativo menu e andare a inserire la fascia oraria giorno per giorno in cui vogliamo, in cui la suoneria si disattiva e riattiva. Quindi ho un bambino piccolo, bene o male segue cerco di fargli seguire un percorso orario il più costante, automaticamente non mi preoccupo di quando devo attivare o disattivare. Abbiamo anche lavorato su un'altra richiesta molto importante proveniente dal mercato, riguarda la preporta automatica. Anche in questo caso la preporta automatico può lavorare in tre modalità: riporta automatico disattivo, quindi io apro la porta solo esclusivamente premendo il tasto chiave, quindi modalità più utilizzata. Sono in casa, voglio momentaneamente staccarmi, attivo la preporta automatico, tutti i visitatori, quindi a preporta automatico attivo, automaticamente si apre una porta. Voglio disattivarlo, ripremo. Fino ad arrivare alla modalità magari più utilizzata, studio medico, dentista, dove hanno orari ben cadenzati, quindi io posso impostare a questo punto attivo con programmazione, entrare in programmazione giorno per giorno, impostare giorno per giorno la fascia in cui deve essere attivo la preporta automatica. Non ci deve essere più la segretaria che manualmente deve ricordarsi alle 8 del mattino di attivarlo e ricordarsi alle 17 di sera o alle 18 di disattivarlo. Quindi inserisco una schedulazione automatica con la scelta direttamente da menu off totalmente non presente, on attivo manuale, timer attivo a seguito di schedulazione oraria. Quindi come vedete molto molto versatile. Altra icona molto importante che troveremo all'interno del menu una volta acceso è quella legata all'inoltre di chiamata barra segreteria. E questo tasto può assumere, questa icona può assumere tre stati. Quindi ha tre icone diverse che possono apparire. Nel momento in cui mi appare l'icona che sembra una cassetta, ok, con la scritta off, tutto è disattivato, significa che non è attivo l'inoltre sul cellulare, non è attiva la segreteria, ma suonerà e si accenderà solo esclusivamente il monitor. Nel momento in cui entro nel menu e scorrendo le funzioni, vado nella funzione 2, segreteria attiva, quindi questo simbolo, significa che in quel momento io non voglio rispondere, non posso rispondere, mi attiva la segreteria, il visitatore arriva e quindi verrà memorizzato all'interno del videocitofono. Terza modalità, inoltre di chiamata attivo. In questo caso l'icona ben chiara, stilizzata, smartphone con il flag in alto a destra, con la scritta on, significa che in questo momento arriva una chiamata, il mio videocitofono interno suona, ma contemporaneamente parte una chiamata grazie al fatto che il monitor wifi è connesso col router di casa. Queste icone poi possono assumere anche altri significati utili per il debug, quindi per la ricerca guasto, in cui posso stare a indicare funzione non abilitata, quando non è ancora stata configurata, funzione abilitata e attiva, nessuna connessione al wifi, quindi magari hanno spento il router, oppure altre indicazioni di errore nel caso in cui io ho
è successo un qualcosa, quindi anche una ricerca guasto molto facilitata lato installatore. Per quanto riguarda invece la funzione di segreteria videocitofonica, nel momento in cui la attivo diventa anche cliccabile l'icona di fianco che è relativa ai filmati registrati. In questo caso, ok, si attiva questa funzione, quindi posso consultare eventuali filmati presenti. Possono essere memorizzati fino a 32 videomessaggi della durata di 10 secondi cada uno. L'arrivo di un messaggio, quindi io non sono in casa, rientro per vedere immediatamente se sono presenti dei messaggi, avrò l'icona verde accesa lampeggiante al centro del monitor. Accedendo al menu, il pallino rosso indica che oltre a esserci dei messaggi, ci sono dei messaggi non letti. Quindi vediamo proprio nel menu, che vediamo quel dust poi qua sotto che ne visualizza 5, i primi due ho già consultato la segreteria, ho già visto i video, nell'altro caso ho dei messaggi che devo ancora leggere, quindi posso a questo punto, magari se è arrivato un visitatore, è successo un atto vandalico, posso inserire un SD card laterale, posso esportare il messaggio, magari il filmato, e a questo punto vederlo direttamente, magari su un PC più grande, nel caso farlo vedere le porte del mondo. Quindi sicurezza a 360 gradi. Vediamo un attimino altre funzioni presenti nella home page del monitor. Ricordo che questo simboletto ci permette di entrare nella rubrica dove mi permette di inserire fino a 32 decodifiche speciali, quindi per attivazioni supplementari. L'iconcina che mi permette di selezionare la lingua del menu del monitor, quindi sono già precaricati chiaramente l'italiano, francese, inglese, spagnolo, portoghese e quindi una serie di lingue che quindi possono anche essere venduti in altri paesi chiaramente. E poi una funzione molto carina, ricordo che questo è uno schermo in vetro, questi sono dei pulsanti soft touch, quindi sicuramente potrebbe essere un monitor che si sporca, nel momento in cui decido di andarlo a pulire con panno morbido, per evitare di azionare delle chiamate è sufficiente entrare nel menu, premere il pulsante ok in corrispondenza di questa icona e io per 30 secondi disattivo tutti i comandi soft touch. Alla scadenza di 30 secondi, dopo che io ho pulito il mio monitor, ok, i tasti tornano nuovamente attivi. E infine il menu, quello, la classica rotellina, l'ingranaggio che ci permette di entrare in configurazione, in personalizzazione ulteriore del monitor e procedere con alcuni settaggi avanzati. Vediamone qualcuno, quando entriamo dentro, riguardo che cosa? I comandi YOKIS. Quindi vi ricordo che all'interno del menu, ok, accedendo da questa schermata, io entro direttamente nel menu che mi permette di personalizzare gli 8 comandi YOKIS, quindi 8 canali radio. Quindi possono essere un comando diretto, un comando pure di bus, quindi una centralizzazione. Posso andare a personalizzare, i primi due mi permettono di fare due cose. Sono innanzitutto quelli che poi sono presenti come comandi rapidi direttamente accessibili sul monitor, così della casetta, ma corrispondono anche che cosa? A due uscite relè, 8, direttamente presenti dietro il monitor, quindi contemporaneamente al comando radio avviene anche la chiusura del relay 8 isolato, quindi come già avviene nel bimodo. Dopodiché posso andare a battezzare il canale, associarlo al relativo MTR, modulo tapparella, e a questo punto in maniera totalmente libera posso andare a personalizzare, posso andare a realizzare dei comandi rapidi centralizzazioni. Ad esempio i due magari più comuni, che essendo comandi rapidi, spegni tutte le luci e abbassa tutte le tapparelle. Quindi essendo il videocitofono l'ultimo oggetto che magari vedo prima di uscire, senza andare a cercare telecomandi o aprire l'app, ho un comando che mi abbassa tutte le tapparelle. Quindi e di questi comandi ne ho fino a 8 personalizzabili come tutti i dispositivi presenti nell'ecosistema YOKIS. In più lo posso programmare anche direttamente dall'app YOKIS Pro, dedicata al professionista, come se fosse un telecomando. Quindi direi che abbiamo veramente inserito tante caratteristiche all'interno di questo monitor. Arrivato a questo punto, che siamo quasi al termine, vorrei fare un piccolo focus su una caratteristica che forse è la più importante che riguarda, o la più richiesta che riguarda questo monitor. Riguarda appunto la funzione Call Me. La funzione Call Me, come molti di voi conosceranno, come giustamente ha già detto Guido, è quell'app installabile sia in ambiente Android che iOS, che mi permette di rispondere al cellulare, deviare la chiamata sul cellulare, quella proveniente da pulsantiera. Ha una serie di funzioni già presenti, tra cui la possibilità, oltre che di rispondere, di aprire i due varchi, pedonale e carraio, mi permette di autoaccendermi la telecamera presente in pulsantiera, mi permette di vedere
le chiamate perse, quindi nel momento in cui io ho perso una chiamata mi arriva un'iconcina e cliccando sull'iconcina mi mostra già anche uno screenshot, quindi un fotogramma del visitatore che ha premuto e se n'è andato, per il quale io non ho avuto il tempo di rispondere. Tasto Intercom che mi permette di dialogare con tutti gli utenti che hanno l'app Colmi con lo stesso account caricato, ma mi permette anche di rispondere a una chiamata intercomunicante proveniente dal videocitofono, come dicevo la funzione è simile alla funzione panico. Io quindi posso anche dedicare un tasto presente sul monitor come chiamata rapida che permette di fare una chiamata direttamente all'applicazione. Quindi la funzione Colmi integrata. A questo punto cosa capita? Che la funzione Colmi, un'unica funzione, mi permette di utilizzare tre soluzioni differenti. Grazie al monitor Vogue 5 che con wifi a bordo, quindi che è un access point, mi permette di non avere un'interfaccia fisica hardware, ma sfrutto il monitor per realizzare la funzione Colmi, quindi in quanto al Colmi integrato. Nel caso in cui io debba realizzare un impianto, invece una colonna montante, ho la possibilità di utilizzare un Colmi di condominio. A questo punto abbiamo la possibilità di aggiungere all'interno della mia installazione un unico Colmi di colonna, collegato alla rete wifi, mi rende connesso l'intero impianto. Infine, di continuare a sfruttare quello che è la prerogativa per cui è nato il Colmi. Quindi non ho l'apparecchio connesso, che è un impianto già esistente, o perché inizialmente non avevo pensato di utilizzarlo, non è necessario a questo punto che cambio interamente il monitor, ma aggiungo un'interfaccia per appartamento e a questo punto permetto all'utente di realizzare veramente un impianto connesso anche lui. Quindi come vedete abbiamo la possibilità di realizzare veramente la connessione del dispositivo oppure dell'intero impianto veramente in pochi step utilizzando sempre la medesima app. Ricordo anche che tra le caratteristiche del Colmi c'è la possibilità di gestire fino a 4 installazioni, quindi un unico account, posso farci convogliare il Colmi che ho la casa al mare, casa in montagna, casa in città e distinguere, sapere quando arriva una chiamata da dove mi arriva, chiamata proveniente da casa piuttosto che mare, piuttosto che montagna. E a questo punto decidere di rispondere o meno, aprire un barco e quant'altro, in maniera totalmente versatile. Sì, Guido, che ti sembra questa funzionalità? Giusto, tu che sei sul campo, qualche arma in più ce l'abbiamo? Ce l'avete? La funzione è spettacolare. Io, se avessi una casa al mare, al mare non risponderei comunque. Forse sei impegnato a fare altro. Direi di sì. E direi a questo punto però, non so che è molto utile perché alla fine l'ho usata anch'io per casa mia, quindi è molto utile per i corrieri Amazon. Quindi quando non ci sei, arriva il corriere, ti suona, rispondi anche dall'altra parte del mondo, dici, lasciami il pacco al portone. Decisamente. Poi altre caratteristiche, comunque, insomma, avremmo dovuto realizzare un webinar solo esclusivamente sulle caratteristiche di questi nuovi monitor, quindi ulteriori informazioni che potete comunque richiedere alla nostra rete commerciale, che sarà sicuramente felice di rispondere alle vostre domande. Direi che, ok, siamo arrivati a un'anteprima. Che dici, Guido? Box 7 sul sistema Two Voice. Però non sappiamo ancora, non abbiamo delle date certe, giusto? Diciamo inizio 2023, siamo lì al dunque, quindi già chi ha avuto modo di usarlo dal lato Hypercom avrà la possibilità. Infatti al momento è già disponibile questo monitor nella versione IP, insomma è testato, funzionante, insomma, un monitor in top di gamma della linea Urmet, quindi totalmente nella linea IP è totalmente integrabile con tutti i sistemi Urmet, quindi non solo nell'ambito civile ma anche nell'ambito sicurezza, quindi videosorveglianza, antintrusione, è un patch panel fondamentalmente. Quindi può essere utilizzato come pannello di controllo per gestire tutti i sistemi Urmet che gestiamo come tipologia di impianto. Come gruppo, sì. Quindi diciamo che l'occasione anche quindi a questo punto di rimanere in contatto con il vostro magari referente commerciale di fiducia per avere magari notizie in anteprima, sì, sulle necessità anche di questo prodotto che affiancherà la linea Vogue 5 che invece sarà disponibile appunto ai primi di ottobre, ecco, ormai a brevissimo. Direi a questo punto che... Ah, scusami, sì.
No, dicevo, la nostra rete commerciale è totalmente a disposizione, quindi per chi volesse poi ulteriori informazioni ci possono contattare, fissiamo un appuntamento e vediamo poi tutto, insomma, personalmente con calma, insomma. Siamo qui a posto. Quindi direi che siamo arrivati quasi al dunque, quindi direi che possiamo ringraziarvi a nome di Urmet per la partecipazione, quindi la fiducia che ci avete accordato partecipando a questo webinar. Speriamo che sia stato utile di vostro gradimento, insomma, che possa portare opportunità di business un po' a tutti con l'introduzione di queste nuove caratteristiche. Sicuramente Guido e i colleghi saranno felici di sentirvi per approfondire ulteriori caratteristiche. Giorgio, nel frattempo ne ho venduti già 10, volevo. Ah, non è ancora arrivato. Hai dovuto frenare, quindi immagino sì, che ero veramente attesi con ansia. Avevo dei clienti in linea e non stavano seguendo il webinar, ho detto, dai, mettici subito da parte. Bene, 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 bene. Molto bene, sono contento. Quindi direi a questo punto anche a te, grazie Guido di avermi affiancato in questo webinar. Grazie a voi di questa opportunità, insomma, grande esperienza per me, grazie mille. E a questo punto direi arrivederci al prossimo webinar che, come vedete in sovraimpressione, sarà l'11 ottobre, a questo punto sarà dalle 17.15 alle 18.30 e sarà dedicato alla dichiarazione di conformità secondo il decreto 37/08. Quindi tratteremo sicuramente un argomento molto interessante in ambito di impiantistica e elettrica. Sicuramente riceverete anche qua una mail di invito per partecipare a questo webinar, quindi potete iscrivervi fin da ora. Direi a questo punto che abbiamo un po' sforato un po' l'orario, ma insomma c'erano tante cose da dire, il tempo era veramente poco e l'enfasi e la voglia di comunicarla era veramente tanta. A questo punto io direi vi ringrazio ancora, ringrazio a tutti per la partecipazione e vi auguro una buona serata e arrivederci al prossimo webinar. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao Giorgio, grazie mille. Ciao Guido, grazie anche a te.